Si avvicina sempre di più il Natale e finalmente anche le squadre dei massimi campionati regionali avranno modo di sostare e riordinare le idee per affrontare alla meglio il girone di ritorno che, visto i tanti innesti effettuati, si prospetta davvero molto interessante. In eccellenza le irpine stupiscono tutte o quasi, il Cervinara mette in atto senza dubbio il miglior gioco della categoria, ma i grandi appuntamenti ha sempre steccato Agropoli, Sorrento e Valdiano, senza considerare i pareggi contro Virtus Avellino e Castel San Giorgio. Tutte le sconfitte citate dei Cervi sono avvenute fuori casa, a sottolineare sì la grande forza del team di Giuliano fra le mura del Canada, ma anche il non saper gestire le gare in trasferta, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il gioco resta sempre limpido di tutto. Altra categoria, ma purtroppo non basta, in queste categorie serve essere non solo belli, ma spesso anche cattivi. Dovesse risolvere anche questa sorta di problematica, il Cervinara potrebbe tranquillamente tener testa a qualunque squadra ed arrivare a raggiungere qualsiasi obiettivo. Non ha sfigurato nella sua prima esperienza in eccellenza anche l'operaia Virtus Avellino di mister Criscitiello, che conclude questa prima manche al quinto posto. I bianco-nero-verdi, anche se sempre rimaneggiati, infortunio di Cucciniello, il menisco di Rega e la spalla di Torsiello, hanno comunque disputato un buon girone, non impressionando ma conquistando, certo, in maniera più che concreta, buoni risultati. Adesso con la pausa ci sarà modo di riordinare le idee, archiviare la brutta sconfitta contro il Sorrento ed iniziare a capire cosa si vuol fare da grandi. La salvezza sembra ormai superata come obiettivo e quindi si potrebbe aspirare a qualcosa di più importante. In casa eclanese non poteva non concludersi in maniera migliore l'anno solare, una promozione, un settimo posto in classifica in eccellenza e vittoria nel derby contro il Cervinara l'ultima giornata di andata. Martino conferma ancora una volta di essere non più una giovane promessa nel mondo degli allenatori, ma sempre più una solida realtà. Una mazza grandi che per adesso ha come obiettivo solo quello della salvezza, ma in campionati strani come questo nulla si può dar per scontato. Infine, per ordine di classifica c'è il Solofra di mister Messina, che per il quarto anno consecutivo ha come unico obiettivo quello di disputare un campionato dignitoso e una serena salvezza. Obiettivo che sembra alla portata, visto l'11° posto e la convincente vittoria nell'ultimo turno contro il San Vito Positano.